ho voglia di preparare uno stoppuco o un fettuccino, o semplicemente faccio un invento, una ricetta mia personale. O stoppuco con il fettuccino e lingue di passeri al Vesuvio. Un invento, ragazzi, vediamo come rimane. Andiamo in cucina, andiamo a vedere. Togliamo la carne, non si rompe nella cottura. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua però, sapeva amare. E lui prese, ragazzi, cominciamo stasera con la preparazione del nostro osso buco. Dunque, mettiamo un poco, un bel pezzo di carne, che rimane per oggi una specialità. Stiamo farinando l'osso buco per poterlo dorare. Così lei resta sola nella stanza, la stanza sul porto. Mettiamo l'olio con l'unico vestito ben caldo, mettiamo il nostro buco e ben caldo, andiamo pure a fare il nostro segnare la carne, la bellezza della carne, qua facciamo dorare la nostra carne per segnarla bene per tutte le parti e poi verrà messo al forno con la verdura per fare la salsa. Oggi mangiamo fettuccini con l'osso buco al Vesuvio, una specialità originale di casa. Distingue già il suo punto, tagliato la carne, adesso facciamo il procedimento per andare al forno. Uno, chiudiamo un altro pezzo, perché questo è il pezzo grande, è bellezza, Dio mio. Bomba, proprio una vaccarella, eh! Ok? Mettiamo sopra un po' dell'olio della frittura. Ok? Adesso dobbiamo togliere e deglassare un poco con il vino bianco per metterlo sopra. Un pochino, deglassiamo un pochettino. Che mi volle chiamare come il nostro signore. Qua cerchiamo il nostro deglassato per mettere la carne. Noi aumentiamo il sapore con un poco di peperoncino, dargli un bel gusto, un pochettino di tomillo, mettiamo anche un po' di peperoncino per tutto questo. E salute, forno, e passiamo un po' con la carne. Aspetta, una bellezza. Adesso mettiamo un po' d'olio, abbondando olio d'olio. Il nostro ingrediente principale, che sarebbe la cipolla, perché non c'è ordine per metterlo. Okay. Adesso mettiamo il fregatore, che sarebbe la zanahoria qua per noi. Allora, tutta la sua quantità, ecco. In Spagna si assedano. Allora ragazzi, ci mettiamo i nostri piselli e questo rimane proprio una meraviglia. E oggi vi farò vedere una sorpresa. Ragazzi, il tomillo naturale, questa è una bellezza. Foglie di lauro piccoline, che sono più sensibili. Bellissimo. Ok ragazzi, già abbiamo il peperoncino. Adesso mettiamo due scopettine d'aglio e il re per mangiare. Bianco per fare una salsa bellissima, questo si deve scopare leggermente e andiamo direttamente al forno, già il forno già caldo, per alrededore più o meno una ora e tre quarti, due ore, per tenere il sugo perfetto e la carne proprio al dente. Dale. Il nostro forno già caldo e andiamo direttamente. L'ultimo romantico di un mondo. Ok,
Ok ragazzi, adesso abbiamo una pausa che si può da tutto preparato, tutto al forno, da due colori. Ci vediamo fra poco tempo. Baciarsi su una piazza, incoranti della gente che li può calpestare per la fretta da arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare di cielo non cambiano mai. Vogliamo. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Ok ragazzi, ho la parte pronta. Ci sono già tante cose che stanno cambiando. Vicente, mettiamo la nostra danzetta. Di che sta facendo? Adesso mettiamo il nostro sugo. Adesso con i pisellini tutti, mettiamo un pochettino di sughetto. Guarda che bellezza, un pochettino sopra la carne. L'ultimo romantico. Abbiamo un pezzettino, Madonna. Che si può commuovere guardando due ragazzi. E che c'è proprio un incendio qua al pubblico. Vediamo un po'. Incuranti della gente. Madonna. Come facciamo noi? Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare e il cielo, il sole e il vento non cambiano mai. Perché fratelli, se l'amore, alla prossima, questo va dedicato a voi. Salute. Io devo cambiare.